Ciao a tutti e benvenuti anche ai nostri telespettatori che ci stanno guardando. Quanta bella gente che c'è oggi! Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao. Ciao Claudio! E abbiamo quindi oggi con noi il cast quasi al completo di questo film, che tra un po' scopriremo il titolo. E tutta la trama di che si tratta. Si tratta comunque di un thriller metropolitano, è stato definito così, è vero Andrea? Sì, ciao, sono Andrea De Miglio, sono il regista del film. È un thriller, un noir sul mondo dell'informatica. Poi dopo avremo modo di approfondire un po' di più. E sono felice di vedere, insomma, parte del cast che ha fatto un lavoro straordinario davanti a noi, eccoli qui. E i due sceneggiatori che hanno scritto insieme a me, Daniele Malavolta e Eleonora Pennisi, che hanno scritto insieme a me la sceneggiatura, e il produttore Alberto De Venezia, che ha creduto in questo progetto dal primo giorno. Tra un po' avremo modo di conoscere tutti, però quello che i nostri telespettatori vogliono vedere adesso è di che cosa si tratta, di che cosa stiamo parlando. E per scoprirlo, ci guardiamo il trailer. Ho deciso di aiutarvi. Bene. Ma allora prendiamo. Ero giovane e inesperta. Dove ci possiamo fidare? Il capo è un prestanome. Hanno fatto un'offerta talmente bassa che io non ho idea di come possono starci dentro. Dobbiamo essere impeccabili, capito? Perfetti questa sera. Vede, le nostre società si occupano della stessa cosa, ma noi siamo grandi. Ma l'alter ego non è in vendita. È uno che è implicato in vicende poco pulite. È roba di milioni di euro. Vuole comprare la mia azienda e non riesco a capire perché. I server di due dei nostri clienti sono sotto attacco. Hanno trovato una falla nel sistema. Io non ce la faccio a raccogliere di nuovo i cocci. Che fai? Non gridare. Che fai? Senti, mi procuri una pistola. Marrani gode di grandissime protezioni dall'alto. Fuori come un balcone. No, ma me lo sto dicendo, sono stati loro! Li hanno trovati morti, ammazzati. Stai attento. Mi minacci. Cosa hai fatto, eh? La scelta è giusta. E con il trailer i nostri telespettatori hanno maggior indizi Grazie. riguardo a quello che è il contenuto di questo film che sarà possibile guardare. Più avanti diremo dove i nostri telespettatori potranno visionarlo se ne avranno voglia. E quindi dicevo, prima di parlare di questo film, dobbiamo farvi conoscere meglio dai nostri telespettatori. Direi di partire con Andrea. Andrea, ovviamente tu sei all'esordio. Sì, questo Vero? è il mio film di esordio, il primo film girato dopo molti anni di lavoro all'interno del mondo del cinema, insomma, in special modo come montatore di film, di videoclip, di cortometraggi e di una serie di esperienze fatte durante gli anni che sicuramente mi hanno arricchito e hanno costruito in qualche modo passaggio poi a lungometraggio, insomma, che spero sia andato nel miglior modo possibile per gli spettatori. Io sono molto soddisfatto. E Bene. questo film arriva in un percorso intrapreso con Alberto, alla scrittura della sceneggiatura risale più o meno a un anno prima delle riprese. Durante quest'anno abbiamo costruito un percorso con Alberto De Venezia, produttore, che ha coinvolto pian piano gli elementi che hanno composto poi il film, intendo il cast, intendo la troupe, eccetera. Vorrei far notare anche Dario Germani, direttore della fotografia, e Tonino Di Giovanni, lo scenografo. E pian piano abbiamo costruito un team che posso dire è stato veramente eccezionale, insomma, per quanto mi riguarda, e che per un'opera prima non potevo chiedere di meglio, insomma.
Tra un po' scopriremo più dettagli. Andrea, tra un po' scopriremo più dettagli. Alberto, tu hai finanziato questo film, sei il produttore, hai voluto a tutti i costi portare alla luce questo progetto. Perché? No, questo film mi ha colpito proprio già come idea, mi sembrava un film diverso dai film che mi venivano proposti, perché comunque racconta un mondo che il cinema, e soprattutto in Italia, no, non è stato descritto, ma non voglio spoilerare il film, però è un film che va visto, perché il cinema in generale va aiutato, perché noi veniamo da un anno, il 2020, che per gli ovvi motivi di Covid ci ha un po' danneggiato tutto il settore, quindi film come quelli di Andrea vanno seguiti, vanno aiutati, va parlato di queste piccole operazioni, ma grandi operazioni, perché quando tutto è fatto con passione e con amore non può essere che destinato al successo qualsiasi cosa si faccia. Il film è visibile sia su Amazon Prime che su Chili come piattaforme per il momento, ma nelle prossime settimane saremo anche su altre piattaforme come Google Play, Microsoft e altre, che poi man mano faremo venire a conoscenza del nostro pubblico. In tal senso è utile seguire anche il nostro sito web www.epronoticaproduzione.com, dove metteremo man mano delle comunicazioni su tutte le piattaforme dove sono visibili questo film e tutti i nostri altri film. Ovviamente, Alberto, la decisione di programmarlo esclusivamente sulle piattaforme streaming è dovuta al Covid. La sala cinematografica al momento è chiusa e quindi alternative non ce n'erano. Assolutamente. Noi, come tutti i nostri altri film, che tu ci segui da un po', abbiamo avuto sempre un percorso in sala, però purtroppo per il Covid non è stato possibile, ma ci ripromettiamo comunque di portare in sala, che poi anche per un discorso di misticismo della sala, perché per noi chiamiamo il cinema, la sala sarà sempre il nostro tempio, promettiamo comunque di fare anche delle uscite evento anche successive alla messa in onda, ovviamente. Scopriamo anche chi si è occupato della sceneggiatura, nella scrittura di questo film. Con noi abbiamo oggi due degli sceneggiatori. Abbiamo Daniele ed Eleonora. Chi vuol partire? Diamo la precedenza vai Daniele. Alla Daniele. Quota rosa? No, direi la quota rosa. Vai Daniele. Vuole lasciarmi un'incombenza? Allora, decido io, Eleonora, dai. Bravo, sì. La precedenza al sesso forte, dai, il sesso forte è il sesso femminile, non quello maschile, diciamo la verità, dai. No, devo dire, è stata veramente scritta insieme, insomma, abbiamo scritto prima una prima stesura e poi abbiamo fatto diverse revisioni, però è stato un lavoro senza particolari problemi, insomma, ci siamo trovati con un'armonia nella scrittura, per cui è stato anche un lavoro divertente. E penso Daniele possa confermare. Daniele. Allora, si partiva da un'idea di base, da una tematica abbastanza stabilita, che non voglio in ogni caso rivelare, perché sarebbe già uno spoiler. Infatti anche io ho paura di quello. Considerando quello di cui si parla e anche le ispirazioni che ha avuto questo film, se lo rivelo, dopodiché è come se avessi rivelato gran parte della storia stessa. Quindi devo stare attento, è un percorso a ostacoli parlare di questo film senza dare anticipazioni o senza spoilerare. Il primo problema che abbiamo dovuto affrontare in realtà in fase di sceneggiatura, poi essendo io coinvolto anche nella produzione, era proprio quello del fatto che il film dovesse avere dei costi contenuti, sia in termini di effetti speciali che erano previsti, sia in termini di ambientazioni, numero di personaggi, eccetera. Questo per ottimizzare al meglio le risorse del film, quindi sapevamo di poter giocare entro, e questa poi è la sfida di tutti i film indipendenti, di dover giocare all'interno di un certo campo,
ponendo dei limiti a quello che potevamo fare e non senza ovviamente impoverire la storia, cioè creare una storia che fosse allo stesso tempo ricca di situazioni ma che avesse fosse poi a livello produttivo più facile da realizzare, perché altrimenti rischiavamo che insomma il budget per fare il film non ci fosse, o comunque di dover fare dei sacrifici. Invece, proprio a livello narrativo, io, Andrea ed Eleonora ci siamo posti da subito questo problema di fare un film che fosse realizzabile anche con dei mezzi limitati, o comunque se non limitati, diciamo contenuti, ecco. E questa è stata la principale sfida. Bene, e ora è arrivato il momento di conoscere i volti dei protagonisti, di alcuni dei protagonisti di questa produzione. Partiamo da Francesco. Francesco, parlaci del tuo ruolo in questo film. Si è bloccato. Francesco? No. Francesco, non ti sentiamo. Il file. Il bello della regia. Ecco. Oh. Francesco. Non ha durato. Allora attendiamo che Francesco si ricolleghi e parliamo con Giulio. Sì, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao. Giulio, il tuo personaggio cosa interpreti in questo film? Beh, senza fare spoiler non è semplicissimo. Comunque interpreto Marco. E sono socio di un'azienda che si occupa di sicurezza informatica e insomma insieme a Luca attraversiamo diversi ostacoli, diciamo così. Mi fermo perché sennò mi censurano. Ma noi cercheremo di tirar fuori il più possibile da voi. Tu fino a che punto posso spingermi? Dimmi. E a che punto vuoi? Purtroppo io cercherò di scoprire tutto in maniera anche approfondita. Beh, io innanzitutto ti posso dire che c'è stata una bellissima sinergia con Andrea e un grande lavoro di gruppo. Questo lavoro poi ha aiutato anche nella sinergia tra di noi attori, tra di noi personaggi, tra me e Francesco soprattutto, perché i due personaggi hanno questo feeling, sono soci, quindi hanno un rapporto di amicizia molto forte e questa sinergia insomma grazie ad Andrea è nata, e quindi questo è un punto importante per la costruzione del mio personaggio, che poi è un po' la linea positiva della storia. Io sono il nerd in questo senso di questa grande azienda e insomma Luca ha delle difficoltà e Marco cerca in questo senso di calmarlo, di equilibrarlo. Francesco, spero adesso di riuscire a sentirti. Francesco, ci sei? No. Purtroppo Francesco ha problemi di... Mi sentite? Ci sei? È stato hackerato. Non vogliono farti parlare, Francesco. E mi sa tanto che è Luis, che è esperto di tecnologia, riuscito a bloccare Francesco. Bravo. Sei l'artefice di questo blocco. Luis, parlami del tuo personaggio. Tu sei un attore che nella tua lunga carriera, che proseguirà anche negli anni, ha interpretato tantissimi personaggi di tutti i tipi. E questo che particolare ha rispetto agli altri? Ma diciamo che questo è un personaggio anomalo rispetto agli altri, che erano molto più, diciamo, gli ultimi personaggi che mi hanno... Questo è un complesso, non so come dire, commercialista aiuto di Luca, perché è rimasto legato alla famiglia, alla società, e quindi è un personaggio anche un pochino controverso, un po', perché nonostante l'età, nonostante abbia comunque dei problemi suoi parecchi,
cerca di aiutare Luca in tutti i modi perché vada avanti questa azienda e si ingrandisca, perché ovviamente lui è stato precedentemente l'aiutante, il commercialista, insomma, la seconda voce del padre che è morto. Per cui secondo me è un personaggio un po' atipico. Cioè, non so, io sono anche molto curioso, devo dire, di vedere il film. Se volete vi dico chi è l'assassino, così almeno... Va bene, allora non dico chi è l'assassino. Francesco, c'è stato un bellissimo clima sul set, cioè era una cosa che, perché per quello sono molto curioso di vedere il film, anche perché secondo me è riuscito benissimo il film, cioè nonostante poi i problemi che hanno le produzioni, è ovvio, piccole, no? Perché tutti che ce lo nascondiamo, ci sono, no, dei problemi, quando manca questo, quell'altro. Invece lì c'è stato proprio tutta una, non so come dire, una solidarietà insieme, e si è creato un bel clima che ha fatto sì che il film andasse avanti e finissero, e che Alberto fosse contento di noi. Molto, molto contento. Grazie, lui. Questo volevo sentire dal produttore. Francesco, vediamo se riusciamo questa volta. Ci sei? Ok, perfetto. Francesco, il tuo personaggio, tu sei tra i protagonisti di questa storia, di questo thriller metropolitano? No, mi sa che... Sì. Sì, prego, vai. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo. Pensa che lui è il proprietario di un'azienda sicurezza informatica. Appunto. Non riesce a collegarsi. È una disinformatica, allora. No, infatti non so perché ho questi problemi. Ho questi problemi di connessione qua. Esatto. Niente. Mi sentite? Pronto? Francesco, va bene, noi attendiamo, spero che tu riesca a risolvere al più presto i problemi di connessione, e intanto direi di ripassare la parola al regista Andrea. Andrea, allora, dicevamo opera prima, progetto che ti è stato proposto e tu hai accettato, cosa c'è di tuo? Dove si nota la mano di Andrea De Miglio in questa produzione, in questa tua opera prima? Allora, guarda, il progetto non è che mi è stato proposto e accettato, è un progetto che nasce proprio da una mia idea, e che insomma credo che sia giusto, almeno soprattutto per un'opera prima, in qualche modo cercare di poter rappresentare all'interno di un ambito professionale, di un ambito... cinema è comunque un mestiere, no? Ma riuscire a raccontare qualcosa di se stessi, senza voler essere autobiografici. Il film è tutto tranne che autobiografico, ma in qualche modo riuscire a raccontare attraverso una narrazione forte, una narrazione legata al cinema di genere, al cinema thriller, qualcosa che mi potesse rappresentare. Allora, dentro cosa può rappresentarmi? Non lo dico a nessuno, ma diciamo che chiaramente quello che mi rappresenta è il cinema che ho sempre adorato, che molti ritroveranno all'interno, il cinema di Michael Mann, il cinema di David Lynch, il cinema di Polanski, e quindi già quello per me è un rappresentare un qualcosa, cioè un rappresentare un gusto, un rappresentare un'idea di cinema. Dopodiché, di autobiografico ovviamente non c'è niente, ma attraverso soprattutto la sceneggiatura e gli attori, e ti dico soprattutto attraverso gli attori, si riesce a rappresentare qualcosa di se stessi come regista e a comunicare qualcosa allo spettatore. Perché in questo modo noi riusciamo a generare quel tipo di comunicazione per cui lo spettatore sente che c'è qualcosa da condividere, no? Qualcosa che parla anche a lui, spettatore,
E devo dire la verità, lo dico anche come, come elogio del cast che ho avuto, questa cosa sono riuscito a farla soprattutto non tanto con la macchina da presa eccetera eccetera, ma con gli attori, cioè riuscire a, all'interno di un film di genere attraverso gli attori raccontare l'interiorità umana, o meglio, provare a raccontarla, provare a sondare l'interno di questi personaggi. Ed è qui viene l'armonia di cui ha parlato Luis Molteni, cioè effettivamente siamo riusciti a farlo in un clima che era disteso e creativo, e questa cosa spero che arrivi, spero che venga comunicata. Poi ovviamente lo spettatore può trarre delle sue conclusioni riguardo l'argomentazione del film e tutto lo strato contenutistico. Quello ovviamente lo lascio allo spettatore, non mi permetterei mai di parlarne, insomma. Però ecco, abbiamo... è un film che mi rappresenta questo... Dicevo, Andrea, abbiamo due clip da mostrare, però quando vuoi puoi dirlo e possiamo mostrare la prima clip. Intanto direi di parlare ancora con Alberto De Venezia. Alberto, un progetto che ha visto una lavorazione lunga dovuta al Covid, ha ovviamente anche dei costi. Non voglio ovviamente scoprire, tra virgolette, quello che è costato l'intero film, però parliamo di quella che è la produzione italiana oggi per quanto riguarda un'opera cinematografica. Quanto pesa il fatto di non poterlo programmare in questo periodo nelle sale cinematografiche e quindi affidarsi esclusivamente alle piattaforme streaming, considerando i costi che ci sono stati? Ma assolutamente è una mancanza, è un indotto che non può avvenire, che per chi come noi fa cinema è, non dico che è fondamentale, ma è molto importante. Però tuttavia non vogliamo neanche lamentarci, perché comunque con le piattaforme, comunque da indipendenti, un film indipendente può diventare un cult con più possibilità sulle piattaforme, mentre il cinema la programmazione ti dura all'incirca un paio di settimane, perché non c'è la forza di pubblicizzarlo in un certo modo, quindi il tempo per diventare un piccolo cult spesso non c'è, mentre con le piattaforme questa cosa può venire. Detto questo, noi amiamo il cinema e quindi la sala ci manca e non vediamo l'ora di tornarci, anche come spettatori, non soltanto come persone che lavorano per il cinema, cioè noi siamo proprio amanti del cinema. E quindi Alberto, dagli Stati Uniti è arrivata una voce, e Sylvester Stallone, grandissimo attore conosciuto in tutto il mondo, sembra che abbia intenzione di realizzare un nuovo Rambo, un prequel di Rambo, però esclusivamente per lo streaming, per le piattaforme streaming, quindi riducendo i costi di produzione. Vedi in questa sua scelta un futuro che porterà voi produttori a decidere esclusivamente prodotti da programmare sulla piattaforma e quindi escludere la sala cinematografica proprio dovuto ai costi? Ah, sì, sicuramente è una possibilità, però ripeto, per come amiamo noi il cinema non vogliamo immaginarcela, però analizzando i fatti forse il Covid ha velocizzato quello che comunque nel tempo sarebbe successo, via sempre più spazio alle piattaforme e meno alla sala. Però ripeto, noi per come amiamo il cinema vogliamo tornare quanto prima in sala, sia con i nostri film sia da spettatori. Francesco, io voglio sentirti, è possibile che non riusciamo a sentire? No, questo, volevo dimostrare in presa diretta che la differenza che c'è tra recitare ed essere, io come si vede non ci capisco granché di informatica, anche se ero il protagonista assoluto di questa storia che parla di società informatiche, però ho cercato di a parte gli scherzi, è stato un lavoro bellissimo, io ringrazio e lo faccio costantemente Andrea e Alberto della possibilità che mi hanno dato, perché è stato un lavoro bellissimo. L'arco del personaggio è stato non semplice, tocchiamo tanti livelli di introspezione,
e diamo poi la possibilità, secondo me, al pubblico di riflettere su cos'è l'anima umana, su dove ci può spingere in base alle circostanze, ai bisogni che ha l'essere umano e quali sono i limiti che possiamo rispettare ognuno di noi. C'è stata una bellissima alchimia con tutto il gruppo, ovviamente mi sono trovato benissimo con tutti gli attori, con Luis, con Augusto, con Giulio, con tutti, ed è stata un'esperienza straordinaria. Spero che il film piaccia, perché alla fine, al di là di tutto, dei sacrifici che ognuno di noi ha fatto, credo che ne valga la pena vederlo. Non so cosa posso dire, perché altrimenti mi menano, già vedo che... Vabbè, cercheremo comunque di scoprire di più. Luis, che è successo? È che so, mia moglie ha detto metti la mascherina, non ti fidare di questi. Gli ho detto ma siamo in streaming, non mi capisco. No, mi ha detto mettila, non ti preoccupare. Vabbè, ma noi ti preferiamo senza mascherina, Luis. Allora la tolgo io. Bravissimo. Allora, la vediamo questa prima clip, che ne dite? La vogliamo vedere? Vai. La prima clip, che è un momento importante del film. Allora, vediamo questa clip e torniamo subito dopo. Come va? Peggiora. Come peggiora? Non è un virus. No. Se è un virus, ha una capacità di machine learning molto efficace. Non so cos'è, ma è molto incazzato. Strategie non comuni per una macchina, io sto pensando ad un messaggio. Cosa? L'infezione sembra partire dall'interno, ma non è un Trojan, almeno non sembra. I nostri sistemi sono a compartimenti stagni. Avranno trovato una falla. Cosa possiamo fare? Scollegare manualmente i server. Ma così i nostri clienti rimarranno senza protezione per ore. Ragazzi, non vedo altro modo. Va bene, chiamo i nostri clienti, dai. Vieni. Federica, hanno attaccato i nostri server. Chiama tutti i clienti. E rieccoci qui. Abbiamo una seconda clip, ve la proporremo più avanti. Chi vuole parlare di quello che abbiamo visto? Allora, dettagli, per quanto riguarda la realizzazione, un significato, non lo so. Chi vuol parlare di voi? Guarda, ti dico io due cose. Quello è stato quello è un momento che in qualche modo a livello narrativo dice tante cose ed è in qualche modo quello a cui volevamo arrivare quando abbiamo scritto la sceneggiatura. Infatti, anzi, quel punto lì che ne parlasse Daniele. No, no? Sì. Eccomi qua. Abbiamo un ospite che ha deciso di capire. Daniele, ci devi dire il nome adesso del cane. Il cane si chiama Luna. Si chiama Luna e siccome sentiva delle voci è dovuta salire per capire da dove venivano. Allora, fa l'attore. Bisogna, per quello che riguarda la dimensione narrativa, cioè, da rimarcare una cosa. La scelta giusta è un film di genere o quasi. È un film di genere atipico, nel senso che si tratta di un thriller, però è anche un film drammatico. Diciamo che l'idea era quella di rimettere, perché c'è stato per tanto tempo in Italia l'assenza dei generi, che secondo me dovrebbero un po' ritornare. Mentre i generi sono stati forti fino agli anni 70-80, l'assenza del genere ha schiacciato il cinema italiano sempre più sul drammatico e sulla commedia, e questo è un problema, perché gran parte del cinema, diciamo, di mestiere usciva proprio dal genere, e anche gli autori poi in definitiva venivano, lo stesso Sergio Leone veniva dal genere peplum, che era il primo film che ha diretto, poi il western, ma poi è anche uscito dal genere per andare ad approdare al gangster movie come c'era una volta in America, e tutti i film di Sergio Leone comunque sono diventati dei cult. E un tempo, diciamo che la palestra del cinema di genere, come poteva essere il poliziottesco, il western, ha poi generato tutti i grandi nomi del cinema italiano degli anni successivi.
Per questo l'assenza del genere è stata un problema in tutti questi anni e credo che abbia inaridito anche professionalmente il cinema italiano. Ora, non per perciò il fatto che comunque la scelta giusta vada a incanalarsi anche nel genere, in un genere riconoscibile come il thriller, per quanto con tutte le sue caratteristiche atipiche, credo che sia importante nell'ambito di una rinascita in generale e di un interesse verso un certo tipo di cinema che è sempre più di nicchia. E un'altra cosa che voglio dire è anche che l'assenza della sala cinematografica, in realtà, nonostante ormai si vada verso le piattaforme, è un grosso danno per i piccoli film, perché almeno nel nostro caso non genera quella rassegna stampa che i festival, che comunque le proiezioni anche di presentazione, gli eventi creano interesse intorno al film, e ovviamente questo per noi è comunque un grosso danno, nonostante poi il film sarà visibile su piattaforma, che sarà il futuro sicuramente, però finché anche io sono legato molto ancora alla visione in sala cinematografica, e purtroppo questo sicuramente è un grosso danno, però cercheremo, grazie al fatto che comunque esistono i social, di promuovere in altro modo la comunicazione del film. Faccio una domanda ora, poi decidete voi chi mi vuole rispondere. Qualcuno afferma che il Covid è vero che ha danneggiato il cinema, il mondo dello spettacolo per quanto riguarda quindi la non proiezione in sala, ma afferma che addirittura a qualche film diciamo tra virgolette minore ne è stato avvantaggiato perché ha goduto di maggior visibilità sulle piattaforme streaming. Chi vuol rispondere a questo? Te lo sapremo dire dopo. Ovviamente non è che bisogna essere d'accordo con questa affermazione. Alberto, non so se tu sei d'accordo. Io, per esempio, sono d'accordo con questa idea. Cioè, è un po' il discorso che facevo prima, che un film sulla piattaforma indipendente può diventare un cult, cioè perché ha la possibilità con il passaparola di essere visto da più persone. Invece in sala forse quel tempo non ce l'abbiamo. In questo senso sicuramente è a favore di film piccoli, questo senza dubbio. Sono un po' cambiate, però, scusami. Esatto, sono cambiate le dinamiche, però ripeto, nella nostra uscita proprio quella che era, noi prevedevamo sia il discorso sala e poi successivamente comunque anche le piattaforme. Quindi comunque una perdita costante. C'è qualcuno che non è d'accordo su questo? Ma io direi che sulle piattaforme secondo me è il futuro, cioè non illudiamoci più di un tot, le sale saranno sempre un casino, purtroppo lo dico con grande rammarico, perché io naturalmente il film l'ho sempre visto in sala, però vedo che si sta andando verso il futuro di una piattaforma, e secondo me può funzionare anche questo, cioè, la piattaforma a pagamento del cinema può essere una cosa che magari ti dà anche più possibilità, perché un cinema può darsi che se tu non hai la possibilità di pubblicizzarlo tanto e non lo sa nessuno, alla fine chi va a vederlo al cinema? Poche persone, cioè magari te lo smontano dopo una settimana ed è brutto, perché poi dopo che fai? Cioè, secondo me la piattaforma è come un lancio pubblicitario nella piattaforma, e con il passaparola dalla piattaforma può darsi che ci sia una nuova rinascita o dei nuovi meccanismi che pongono... Che facciano sì che probabilmente ci sia un altro meccanismo diverso. I giovani, cioè, vanno al cinema, oggi vanno a vedere solo gli eventi, cioè il filmetto che rimane tre giorni perché c'è il noto personaggio, no? E allora vanno a vederlo, ma se no occorrono tanti soldi per far uscire un film al cinema. E quindi ci siamo proiettati un po' verso il futuro. Eleonora, tu sceneggiatrice, ovviamente potrai rispondere a questa domanda. Visto che abbiamo parlato di quello che potrà essere il futuro, ovvero prodotti realizzati per la piattaforma streaming e non più per la sala cinematografica, questo comporta delle variazioni per voi che vi occupate della sceneggiatura? Ma in realtà a livello tecnico no.
penso non ci siano grandi differenze, quindi tutta la parte iniziale della realizzazione di un film o di un progetto rimane più o meno la stessa, e poi invece la parte distributiva che cambia. Però io da una parte penso che sia ormai, non si torna indietro, ecco, quindi sì, le piattaforme saranno sempre più importanti, più presenti. Dall'altra penso che non sia neanche poi così negativo, perché appunto, come hanno detto prima, sulle piattaforme il film rimane per molto tempo, può essere anche visibile a più persone che magari non sarebbero andate poi in sala fisicamente, quindi non la vedo una situazione così negativa. Bene, direi che possiamo... No, ma perché anche per me i giovani oggi sono abituati a vedere i film sui cellulari, sui computer, no? Qualsiasi cosa vedo. Per cui, secondo me, con un passaparola può essere anche positivo. Non sto demonizzando le sale, per carità, anzi, io sono un vecchio salista, per cui per me le sale sono sacre sempre, no? Però è vero che escono tanti film e le sale non sono così tante, no? Poi loro, tu sai benissimo che i gestori privilegiano le commedie con super attori, eccetera, eccetera. Per cui alla fine noi che nel cast non abbiamo dei grandi richiami di nomi, no? Farebbe una fine un po', cioè così, non so, parliamoci, ci stava parlando veramente... Non ti sminuire però. Non ti sminuire però. Tu sei un grande richiamo. Io ti ringrazio, ma è per dire che poi, voglio dire, no, i film vanno a vedere i film di Natale, Natale c'è il film di Natale, eccetera, eccetera, capisci? Per cui... Poi, sono un po' cambiate, per cui... Eh sì, per fortuna è un po' cambiato, per fortuna il film di Natale non c'è più, cioè il film vero di Natale dove alle vacanze di Natale non ci sono più, no? Però secondo me, ma anche infatti anche quello che hanno fatto adesso Boldi e De Sica uscirà su streaming anche loro, cioè non vanno al cinema, per cui non lo so, in questo momento ovviamente per tutti, no? può essere anche un momento in cui magari, no? Sì, c'è un cambiamento, speriamo in meglio questo cambiamento, no? Speriamo che comunque questo ci dia una mano, anche perché secondo me passaparola è sempre nel cinema, è sempre esistito e sempre esisterà, no? Perché io ho un sacco di amici che mi dicono: "Ah, ho visto questo film su Prime, guardatelo che carino", eccetera, capito? Cose che magari non avrei mai visto al cinema. Speriamo, io lo spero anche per Alberto, perché insomma, voglio dire, no? Bisogna grazie. Speriamo bene, ma andrà bene. Ma no, io sono curioso, ho visto anche i trailer adesso che non avevo mai visto, e devo dire che sono molto curioso. Quando è che esce su streaming? Diciamolo a tutti, quando esce su streaming. Diciamo quando esce. Allora, prima voglio accontentare Luis, gli mostriamo la seconda clip. Oh, sono che... Vediamo insieme. Che tugurio. Ora capisco perché ti piace stare in azienda. Non osi immaginare le condizioni del bagno. Ma non è che è in overdose. No, è solo collassato, ma temo che ci vorrà un po' prima che si riprenda. Speriamo che non vomiti un'altra volta. Cosa vuoi fare? Aiutarlo a tornare in sé. La cintura. Cosa? Prestami la tua cintura, la uso come laccio emostatico. Lo scarico non funziona. Ma che fate? Ah, vi date da fare, bene. Sembri esperta di queste cose. Sono esperta di tossici, qualcuno ha salvato la pelle. Senti, ma non è che si è fatto di... Eroina no, lui si fa solo di sintetica, adesso si devasta anche di shabu. Ecco, Luis, soddisfatto? Molto, ma vedo che è anche bella la fotografia, molto intrigante, capisci, no? Sono curioso sia di vederlo che di vedere come va in streaming,
perché ormai lo sappiamo che comunque la televisione è lo strumento più diffuso di intrattenimento, per cui e quindi adesso abbiamo assistito anche all'introduzione di altri servizi che sono poi quelli dell'intrattenimento più moderni, la TV via cavo a pagamento, e quindi questo, se questo è il futuro, speriamo che andrà bene così, non lo so, vediamo. Chi vuole spiegare un po' quello che abbiamo visto? Allora, guarda, Andrea le spiega. Lo spiego io, se un ricordo. Aspetta, no, ti parlo prima io, Francesco. Questo era un momento particolare del, siamo proprio all'inizio delle riprese, e questo è un piano sequenza che abbiamo costruito. Un momento di follia con Francesco, Delia, Germi e Costantino Comito, i tre attori, e Tiziano Mariani, i tre attori, i quattro attori che vedete in scena. E fu un momento lavorativo particolare perché fu completamente improvvisato. Cioè, fu completamente improvvisato lì per lì, non avevamo assolutamente previsto nulla di quella scena, che era pensata in maniera completamente diversa, e che invece siamo un passaggio alternativo abbiamo reinventato in un altro modo. Ed è un altro dei bei ricordi creativi a livello attoriale e fotografico che ho del film. Chi altro vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, aggiungo e integro anche quello che ha detto Andrea, perché è stato questo, cioè, il risultato, vederlo così è fantastico, perché appunto per come è nato, perché l'idea di Andrea all'inizio ovviamente era completamente diversa, ma insieme a, appunto, a questo continuo confrontarsi con Dario, che è il direttore della fotografia, che secondo me ha fatto un lavoro straordinario, e il suo aiuto e noi attori, comunque c'è stata questa sinergia che ci ha poi portato a seguire un istinto, e secondo me questo istinto è stato ripagato, perché è una scena con 3 minuti, se non sbaglio, di piano sequenza, per niente facili nemmeno tecnicamente, perché dovevamo spostarci, insomma, chi conosce sa cosa significa un piano sequenza, e è stato molto 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 bello. Giulio, eccolo. Il tuo personaggio l'abbiamo descritto nella parte iniziale di questa chiacchierata, ma c'è qualche particolare che Giulio Neglia vorrebbe acquisire da questo personaggio? Che vorrebbe? Innanzitutto la conoscenza informatica, perché questo personaggio parla con tecnicismi e argomenti di cui, insomma, Giulio ignora totalmente. E non per ultimo anche fare una conferenza stampa in streaming in questo modo, che è un mezzo nuovo un po' per tutti, però è chiaramente fa parte dell'evoluzione, dello sviluppo che stiamo vivendo, non per ultimo appunto l'uscita streaming che prima si parlava, che io onestamente da giovane 29enne appoggio lo streaming, perché i prodotti cambiano, anche le linee editoriali che si scelgono per lo streaming non sono le stesse che sono state sfruttate fino ad ora per il cinema, quindi anche la serialità che ha inventato e promosso lo streaming è assolutamente un nuovo modo di fare cinema, è anche un nuovo modo di scrivere cinema, che chiaramente sembrano mezzi simili, ma cambia molto dalla trasmissione in sala, dalla produzione per un film in sala e la produzione di un film per lo streaming. E questo quindi è un'altra forma d'arte che il cinema ci sta regalando, e io onestamente sono felicissimo di viverlo in prima persona, in primis con questo film, e vedremo, insomma, se Amazon ci darà ragione. Luis, invece, tu che cosa vorresti acquisire dal tuo personaggio di questo film? Se c'è qualcosa che ti piacerebbe avere nella vita da questo personaggio? Ma non lo so. Sì, non particolarmente mi piacerebbe essere un po' più attivo
sulle parti, su come hacker. Io ho sempre desiderato di diventare un hacker. Questa è stata sempre la mia. Infatti, io conservo ancora la prima rivista al mondo di hacker. Ce l'ho io, ce l'ho nel cassetto, il numero uno. E me la scriviamo, me la leggevo attentamente. Però purtroppo no, non capisco un cazzo. E quando è più vecchio, più capisco meno. Quindi, non tante cose. Francesco, e invece dal tuo personaggio? Cosa mi porto, cosa voglio lasciare? Cosa ti piacerebbe acquisire invece, e cosa non ti è piaciuto di questo personaggio? Non vorresti mai. Scherzavo, perché ho dovuto toccare, facendo un lavoro anche in pre-produzione, nelle prove con Andrea, e ho dovuto toccare anche parti un po' scomode, no, dell'essere umano. Quindi in quel modo ho detto cosa non voglio portare, ma in verità è stato un arricchimento enorme, perché quando si riesce in un certo senso a mettere sullo stesso piano tutti i vari valori, che siano positivi o negativi, no? E separarli così in maniera quasi manichea, come la società oggi ci vuole, o comunque è portata a fare, no? Il bene e il male, il bello e il brutto. Invece ho dovuto in un certo senso scartavetrare, e grazie appunto al lavoro con Andrea, e mettere alla pari tutti i valori, che siano positivi o negativi, tutte le emozioni, e questo in verità è stato un grande arricchimento per me come essere umano. Quindi mi porto dietro tutto, assolutamente non lascerei nulla. Eleonora, invece il personaggio che hai scritto, non so, ti sei occupata della scrittura, è sparita Eleonora. È sparita Eleonora. Allora, Eleonora ci ha lasciato per un po' di tempo. Va bene, allora, Daniele, la stessa domanda vale per te. Come sceneggiatore, quando uno sceneggiatore si occupa della sceneggiatura di un film o di una fiction, ovviamente entra un po' nei personaggi. E quale di quelli da te scritti ti piacerebbe vivere? In questo film, intendi? Sì, beh, ovviamente in questo film. Sì, allora, ovviamente l'antagonista interpretato da Augusto Zucchi, no, perché cioè, nella costruzione di personaggi uno mette sempre dentro una parte di se stesso o delle persone che è intorno. In questo caso abbiamo anche una cosa che non posso dire perché sennò sarebbe uno spoiler, ma c'è un altro personaggio che è una sorta di alleato del protagonista che si vede, ma non posso rivelare molto su questo personaggio, e che lo trascina sempre di più all'interno di una torbida spirale da cui il protagonista si era tolto anni prima. Ma soprattutto io nel costruire una storia, una delle cose che mi pongo sempre, chi è il cattivo? Oltre a determinare un'ambientazione e chi sono i personaggi, chi è l'eroe, qual è il suo percorso, una cosa da chiedersi sempre è chi è che dovrà sconfiggere. In questo caso, proprio trattandosi di un film di genere, finalmente ho potuto costruire un cattivo a tutto tondo. Perché se devo scrivere una commedia, come mi è già capitato, o se devo scrivere un film drammatico, molto spesso il nemico è interiore e non è un vero e proprio nemico. In questo caso l'antagonista interpretato da Augusto Zucchi doveva avere una certa dimensione mitica per rappresentare non tanto il male in sé, quanto piuttosto la corruzione, una forza più grande che tende a schiacciare la vita del protagonista, che minaccia la sua azienda e che in un certo senso aleggia, una sorta di ombra che trama nell'oscurità per creare certe dinamiche. E non posso dire purtroppo di più, perché altrimenti c'è il rischio spoiler. Dovreste mettere poi dei beep ci dovrebbero essere quei beep istantanei per non permettermi di dire le parolacce oppure creare spoiler. Ma spoileriamo, basta questo no spoiler. È un campo minato.
Allora, l'assassino è Alberto Enea Venezia. Ebbene sì. Alberto, allora abbiamo appurato che sei l'assassino, tra virgolette, di questa produzione. Alberto, abbiamo citato spesso Augusto Zucchi, che è uno degli interpreti di questo film, che doveva essere con noi, ma a motivi di lavoro purtroppo l'hanno costretto ad assentarsi. Non so se riusciremo ad ottenere almeno un saluto nel corso di questa diretta che stiamo effettuando. Quindi vogliamo anche dire nel frattempo qualche parola in più su quello che è Augusto Zucchi. Chi ne vuol parlare? Il personaggio di Augusto è un personaggio a cui sono molto affezionato, ed è questo faccendiere, no? Marrani, faccendiere una grossa multinazionale, che vuole, a cui viene dato il compito, direi, di acquisire l'alter ego, cioè la società. La particolarità di Marrani, cioè di Augusto Zucchi, del film, è che è una persona un po' senza scrupoli, è una persona che deve raggiungere l'obiettivo a tutti i costi. E questa è una mina all'interno non solo del mondo imprenditoriale di Luca, ma è una mina anche all'interno del suo mondo interiore, perché l'aggressività con cui Marrani svolge il suo compito malvagio, no, per dirla con Daniele, in realtà una bomba orologeria che scoppia anche dentro Luca. E quindi è stato un personaggio molto interessante su cui lavorare, molto molto interessante, su cui sviluppare diverse sfumature. E credo, insomma, che Augusto sia stato straordinario in tutto l'arco del... Ora cerchiamo di scoprire qualche aneddoto legato a questo film. Giulio, partiamo da te. Un aneddoto che ci vuoi raccontare legato a questa produzione? Ce ne sono tanti. È stato un percorso questo film, da quando abbiamo fatto le prove con Andrea, le prime letture, le prime stesure. Un aneddoto, oddio... Potrebbe essere... non lo so, c'è un aneddoto che purtroppo per me non è piacevolissimo, perché purtroppo in quel periodo ho avuto, insomma, una cosa poco felice da dire in una conferenza, ho avuto un lutto in famiglia di un familiare in quel periodo, e quindi ho dovuto, insomma, interrompere le scene, cambiare. La produzione è stata molto contenta, insomma, in questo senso, ad avvicinarmi, mi ha aiutato nel far conciliare tutti i miei spostamenti, perché io sono di Lecce, quindi dovevo rientrare a Roma, insomma, una serie di giri. Ma io in realtà conservo un bellissimo ricordo di questo film, conservo un film fatto con il cuore, con un gruppo speciale, con una produzione eccellente, e con misure ridotte, però gestite in maniera dignitosa, e perché no, anche mirando sulla qualità, un lavoro con gli attori che non sempre il regista fa, che Andrea ha avuto anche la pazienza di fare. Quindi io onestamente porto un ottimo ricordo di questo film. Poi chiaramente purtroppo insomma, è combaciato con un periodo un po' così, però il risultato credo che sia stato importante. E forse certi, da un punto di vista attoriale, anche certi movimenti emotivi possono anche aiutare alle volte, chissà. Comunque, ho detto una cosa che ha rattristito tutti, ha detto una cosa un po'... Insomma, sono tutti... Mi dispiace, non lo so, io aneddoti... Io sono Giulio, ma il regista selvaggiamente a volte cavalca sull'onda emotiva degli attori, anche nei momenti peggiori per l'attore stesso. Mi dispiace dire questa cosa di un cinismo gratuito, ma è anche uno strumento nelle mani. Alle volte sì, alle volte sì. Con sensibilità e con amore.
Francesco, ci vuoi raccontare il tuo aneddoto? Innanzitutto volevo dire anche che è esattamente quello, no? Anche la capacità che deve avere l'attore, che deve trasformare, no? Quindi è importante saper trasformare quello che succede per poi farlo, fatemi passare il termine, diventare arte. L'aneddoto è, per me, fai la scelta giusta. È la scelta giusta, ora cercherò di scoprire qualcosa che forse non volete dirmi. Alla fine del film ci darà la scelta giusta. Io mi ricordo, Claudio, un'improvvisazione bellissima con Giulio Neglia. Ad un certo punto diciamo, ok, adesso qui ci giochiamo, dobbiamo mettere, c'è un dialogo informatico, che poi purtroppo è stato tagliato dal film. Allora, il nostro organizzatore generale, Valerio Cruciani, che saluto, è un esperto di informatica a livelli altissimi. Per cui, insieme a Valerio, costruisco il peggior dialogo dal punto di vista tecnico-informatico che gli attori potessero imparare a memoria nell'arco di 10 minuti. E praticamente gli portiamo dei termini ultra tecnici a livello informatico che Giulio e Delia Germi, che non c'è ma che salutiamo, imparano in 10 minuti e innestano all'interno della scena. Mi ricordo le facce degli attori quando dissero: ok, adesso noi dobbiamo imparare sta roba. Non mi ricordo neanche cosa fosse, quindi parliamo di informatica avanzatissima. E loro furono straordinari E lì uscì anche il discorso di Giordano, del cugino Giordano. Esatto. Quella è rimasta. È rimasta. Quella non potevo perdere. Luis, hai anche tu un aneddoto legato a questa produzione? Ma io, più che l'aneddoto legato, io ho visto legato un altro, perché stavano girando una scena su un terrazzo, a un certo punto si doveva buttare, l'avevano legato con una corda, quindi non so, credo Luca fosse stato legato con una corda, non si capisce. C'ho questo flash che mi è venuto, forse me lo può così rinfrescare la regia. Senza dire niente, stavamo girando una scena un po' pericolosa sul balcone di un palazzo, e sì, effettivamente immagino che quando ti abbiamo chiamato per girare la scena avrei pensato: spero che non mi legheranno la corda anche me. È tornata con noi Eleonora. Scusate, si era impallato il programma. A proposito di informatica. Quindi, però la domanda che volevo porti e che poi tra l'altro mi ha risposto Daniele è quella legata ovviamente a quello che è il tuo lavoro, la sceneggiatura. Quando si scrive di un personaggio, o si realizza quindi una sceneggiatura, si crea questo personaggio, ma ce n'è qualcuno di questi ovviamente che sono presenti nel film che a te sarebbe piaciuto interpretare nella vita? No, la cosa bella della sceneggiatura è proprio immergersi in mondi paralleli e quindi lavorare e giocare con la fantasia, per cui ecco, non abbiamo messo nessun elemento autobiografico in nessuno dei personaggi e non mi rivedo quindi nessuno di loro, tantomeno ecco, vorrei essere una di loro e così. Sono pura finzione, pura fantasia. Non so cosa ha risposto Daniele perché me lo sono persa, però. Bene, diciamo la verità. Ti piacerebbe un giorno scrivere un personaggio che ti piacerebbe poi intraprendere, essere nella vita, se non l'hai già fatto in passato? Scrivere un personaggio che vorrei... Ma non ho questo approccio alla scrittura, spesso invece la scrittura è piacevole proprio scrivere di qualcosa anche lontano dal quotidiano, lontano dalla vita reale o dalla vita che uno conosce,
Quindi no, non saprei. Non... Andrea, ovviamente dirigere gli attori è una bella cosa, però non è facile. Soprattutto perché ci possono essere vari problemi legati nella realizzazione di una determinata scena. Succede sempre qualche, tra virgolette, inghippo. Non so se è capitato meno in questo film. C'è una sequenza che ti ha dovuto far penare, tra virgolette, che però poi comunque ti ha dato tante soddisfazioni dopo averla conclusa. Allora, mi dispiace ripetermi, ma quella di cui però sono proprio più soddisfatto è il piano sequenza che abbiamo visto poco fa in clip, perché quella fu d'emergenza ristrutturata in maniera, se vuoi, anche più complessa di quello che era programmato, e invece l'abbiamo risolta con una sorta di trance agonistica, dove in qualche modo siamo entrati in un altro processo mentale, e quella è stata una grandissima soddisfazione. Altre scene complicate o che comunque hanno avuto delle conflittualità, non particolarmente, non ricordo ricordo il contrario, cioè la facilità di girare scene che pensavo complicatissime. Quello però purtroppo non posso dirlo per lo spoiler, per cui diciamo che a un certo punto del film c'è un momento che pensavo ci metterò 3 giorni solo per fare questa scena, invece fu facilissima dal punto di vista della realizzazione di quello che volevo fare, cioè senza ovviamente compromettere nulla della progettualità. Quindi ti ribalto la cosa. Una complicata, il piano sequenza, e una un pochino invece al contrario facile, pensando che fosse difficile, grazie alla collaborazione ovviamente, insomma, del direttore della fotografia, degli attori, eccetera, di tutta la troupe. Ma a un certo punto finì la scena e pensai, pensavo che ci avrei messo molto di più. Invece è venuto esattamente come pensavo, in 2 ore. Questa è una domanda per gli sceneggiatori. Quando si scrive e si crea un personaggio, si ha in mente già chi lo andrà ad interpretare al meglio? No, nel senso che spesso poi lo sceneggiatore non ha potere decisionale su questo. Ma si basa su qualcuno in particolare, anche se poi non sarà lui ad interpretarlo? Ma io no, Daniele non lo so. Allora, io sì, ma in generale io, cioè quando penso a un personaggio e a chi lo dovrebbe interpretare, penso ad attori che non ci sono più. Generalmente penso ad attori che non ci sono più, dico va bene, questo personaggio dovrebbe interpretarlo Gianmaria Volonté. Ah beh, allora ok. Ecco, come lo farebbe Gianmaria Volonté? Mi immagino questo e... alcune scene magari su come le avrebbe fatte Gianmaria Volonté, ma vabbè, ma questa è una buttata, cioè in realtà è raro avere un potere su questo, a meno che qualche volta può capitare che ci siano degli attori designati ad interpretare un ruolo, perché fanno parte anche della costruzione del personaggio, perché magari fanno parte della produzione, sono in contatto con la produzione, può capitare. In questo caso è più facile in realtà che i personaggi vengano successivamente adattati all'attore che li andrà ad interpretare, non tanto per caratteristiche fisiche, ma perché alcuni attori danno un contributo anche nella creazione dei dialoghi e tutto il resto attraverso le prove e tutto quello che ne consegue. Cioè, la verità è che le sceneggiature spesso vengono cambiate anche in corso d'opera, quindi la sceneggiatura non è monolitica, ma a volte cambia anche su alcuni suggerimenti che gli stessi attori possono dare. Questo fa parte del lavoro sia dello sceneggiatore che dell'attore, e in questo caso credo che un contributo gli attori lo abbiano dato sia sul set sia prima durante la preparazione.
quello che chiedevi prima di aneddoti divertenti del film, in realtà ce ne sarebbero molti di più. Ho visto che sono stati tutti imbarazzati a raccontarli, perché effettivamente non si può, alcuni non si possono proprio dire, fanno parte dei segreti che ci dobbiamo portare nella tomba, non potremo mai dirlo, perché certe cose non si possono dire né in fascia protetta né prima né dopo. Ce ne sarebbero tanti, però è ovvio, ce li dobbiamo tenere per noi, perché certe cose sono veramente molto, non dico scabrose, però fanno parte della costruzione del film. Non possiamo regalarle, sennò finiamo tutti in galera, questa è la verità. Bene, prima di chiudere un ultimo giro di domande. Allora, parliamo di futuro. Alberto, tante produzioni già realizzate, altre ce ne saranno. Parliamo quindi di futuro. Dai, qualche minuto dedicato a quelle che sono le lavorazioni già realizzate o che ci saranno. Allora, io siccome sono rimasto molto soddisfatto del lavoro che ha fatto Andrea, nel 2021 farà un altro film, Andrea alla regia, questa volta sarà un horror, e quindi quello sarà uno dei progetti del prossimo anno. Poi faremo anche un film su degli ex supereroi, dove ci abbiamo anche qui Daniele, che lui farà la regia di questo film, e poi ci abbiamo un film su Gilberto Govi, dove sarà Augusto Zucchi il regista. E questi sono i progetti che faremo nei primi sei mesi del prossimo anno. Probabilmente faremo anche qualche documentario, e se riusciamo faremo anche un film sul buddismo di Maria Pia Cerulo dal titolo Tesori. Ovviamente noi ci saremo per raccontare anche questi nuovi progetti. Andrea, quindi la regia di questo horror ne abbiamo già parlato, ci ha dato già qualche info Alberto, ma oltre a questo progetto ce ne sono altri che ti riguardano? Guarda, ovviamente. Guarda, io ho due linee, nel senso che ho in progetto come regia questo film horror con Alberto, sempre con Alberto, un interessante film di spionaggio che ho costruito con sempre con Eleonora e con Filippo Santaniello, è in fase di costruzione anche quel film, e quindi ci vorrà un po' di tempo per farlo maturare, e poi ovviamente proseguire anche con i miei lavori di montaggio. Sono qui in laboratorio, dove mi vedete, e ho tanti progetti da montare, e quindi porterò avanti questi due aspetti della mia vita. Giulio, il futuro di Giulio Neglia. Allora, io oltre alla scelta giusta sono in uscita con un altro film che si chiama The Italian Recipe, è una coproduzione Italia-Cina, girato a Roma in Cina, e poi causa Covid è stato rinviato un film, io il 20 maggio sarei dovuto partire per le Filippine per 5 settimane per girare un film tutto recitato in inglese, il titolo The Creature, io prenderò Freddy, e niente, è stato rinviato perché per ovvie ragioni, è rinviato all'8 di agosto, però in prossimità di agosto sapevamo che le Filippine erano in lockdown, quindi ora insomma è stato rinviato al 2021. Per adesso alterno con il doppiaggio per girare, insomma, si aspetta la fine di questo periodo. Francesco. Eccomi. Allora, io progetti futuri sto lavorando in maniera un po' difficoltosa, ma fiduciosa alla realizzazione della mia opera prima, perché a me piace tanto anche la regia oltre che la realtà. Luis, tu ne avrai tantissimi di progetti, qualcuno ce lo devi anticipare. Progetti fatti che devono uscire o quelli futuri? Futuri non c'ho. Ma a noi interessano entrambi. Anche qualche anticipazione. Qualche anticipazione, adesso uscirà una serie. Uscirà una serie su Netflix che ho girato l'anno scorso in Spagna, in spagnolo, che si chiama Dime Quién Soy,
dimmi chi sono. E poi ho finito di girare ovviamente il secondo capitolo dei Moschettieri del Re, che uscirà adesso a Natale, e poi ho fatto un film. Per la prima volta mi sono presentato sul set come nonno, ragazzi, come nonno, quindi vuol dire che sto invecchiando, me lo sono detto da solo. Ma no, sei ancora un fanciullo. Grazie, ma in realtà già mi vedono come nonno, perché anche il prossimo film mi faranno fare il nonno. Vabbè, niente, volevo fare l'hacker e niente da fare, è fare il nonno. Va bene. Eleonora, che cosa stai scrivendo? Dai, qualche anticipazione. Sì, ecco, come ha accennato Andrea, abbiamo praticamente finito, diciamo, la bozza definitiva di un film horror, e anche questo scritto, diciamo, in tre in tutto. E no, un progetto molto, anche questo molto valido, molto interessante, anche perché io non sono proprio un'appassionata di horror, però è comunque, cioè, un genere che mi piace, quindi è stato anche stimolante vedere come riuscivo a interagire con un genere anche un po' lontano dai miei gusti, dal mio solito, insomma. Daniele, qualche anticipazione? Allora, progetti futuri o progetti che devono uscire? Decidi tu. Dacci qualche news che nessuno ha ancora annunciato, dai. Allora, io oltre a lavorare come sceneggiatore lavoro anche in produzione, quindi in realtà sono anche coinvolto nella sceneggiatura di questo film di Gobi che dovremo realizzare per la regia di Augusto Zucchi, e ovviamente sarò impegnato anche nella produzione. E ci potrebbe essere a breve anche un film come regista, ma qui diciamo che meglio toccare ferro ed essere scaramantici, perché non si sa mai, che potrebbe avere una tematica anche questa, un film di genere supereroistico, cosa abbastanza inconsueta. E dovrebbe finalmente uscire tra le prossime diciamo distribuzioni Ipnotica su piattaforma anche un film che ho realizzato come regista, che si chiama Notte di Quiete. Adesso speriamo che a breve ci possa essere finalmente l'annuncio dell'uscita. Poi vabbè, questo è anche da tenere presente, che tra le prossime uscite di Ipnotica sicure a questo punto del 2021 ci sarà anche un film a episodi horror, di cui sia io che Andrea siamo registi di un episodio, e in un altro episodio c'è Giulio Neglia come protagonista, e Francesco De Francesco è protagonista dell'episodio diretto da Andrea. E un film a episodi che si chiama Italian Blood Stories, dove c'è stata è un progetto nato con la supervisione di Claudio Fragasso, e questa sarà una delle prossime uscite di Ipnotica. Bene, ora siamo arrivati ai saluti. Partiamo con Andrea D'Emilio. Saluti finali. Grazie per questa conversazione. Io spingo gli spettatori ad andare a vedere La Scelta Giusta su Amazon Prime e su Cili. È un thriller che ti avvincerà, e spero davvero che possa piacere. Alberto. Un saluto a tutti, anche io invito gli spettatori a vedere sia su Amazon Prime che su Cili il film La Scelta Giusta. E poi volevo anche ringraziare il mio partner distributivo, che è Paolo Anzaldi con la 102. Giulio. Ciao a tutti, grazie di questo momento. Andate a vedere La Scelta Giusta e fate la vostra scelta giusta. Ciao. Daniele. E vedere La Scelta Giusta è la scelta giusta da fare, quindi selezionatelo su Cili e su Amazon, perché il successo di questo film potrebbe anche
permetterci di farne degli altri, quindi non siate fedeli sia a questo sia alle prossime produzioni di Hypnotica, siate fate la scelta giusta. Eleonora. Sì, ecco, guardate La scelta giusta su Amazon e su Cini, penso che vi piacerà, penso che è veramente un bel film. Francesco. Amazon Prime, La scelta giusta, vedetelo il di dicembre. Luis, il futuro nonno del grande allora visto che mi avete impedito di dire chi è l'assassino, andate a vederlo, così lo scoprirete da soli. Ciao a tutti e grazie. Ciao, grazie. Ciao, Claudio. Ciao.